dalla spiaggia di Copacabana in Brasile, con 3 milioni di pellegrini ad ascoltare Papa Francesco, il cuore di migliaia di giovani è pronto, dopo 3 anni, a riaccendersi ancora a Cracovia, in Polonia, per la 31ª Giornata Mondiale della Gioventù. A soffiare sul fuoco dell'entusiasmo ci sono gli apostoli della Divina Misericordia, Giovanni Paolo II, che della GMG fu l'ispiratore, e Suor Faustina Kowalska, proclamata santa proprio da Papa Wojtyła nel 2000. Sarà un giubileo dei giovani nell'anno santo della misericordia, così Papa Francesco in un messaggio ha definito la GMG polacca, l'occasione per fissare gli occhi colmi di amore di Gesù e cambiare la propria vita, facendosi veicolo di misericordia in un mondo ferito dall'egoismo, dall'odio, da tanta disperazione. E tanti giovani provenienti da realtà lontane e diverse sono pronti a lasciarsi raggiungere dallo sguardo misericordioso di Cristo, per tornare poi a casa più forti e consapevoli di prima. In Svezia è molto difficile essere cattolico perché sei circondato da persone non credenti e che continuano a farti domande su quello in cui credi, sul tuo Dio. Ti dicono che neanche esiste, sostengono che tu sia stupido e che dovresti credere alla scienza. È una situazione durissima. Sono cresciuta tantissimo da quando ho incontrato questa associazione. E un'altra cosa che mi ha molto aiutato è la GMG, che mi ha portato a credere per la prima volta di non essere l'unica, di non essere la sola cattolica del mondo. Che è la sensazione quotidiana che si ha in Svezia. La nostra fede non ha garanzie. In un certo modo ci sentiamo dunque perseguitati e ci sale dentro l'urgenza di dare di più. Ci paragoniamo sempre ai primi cristiani quando erano perseguitati e celebravano la messa di nascosto. Anche noi ci incontriamo insieme clandestinamente nelle case perché non è permesso di farlo in pubblico. Viviamo questa forma di pressione che però ci stimola perché ci rende più forti. Credo che di solito i giovani non sentano di appartenere al mondo intero, ma ci sono anche molte persone che amano Dio, gli appartengono e non hanno paura di esistere per Lui. Quindi durante questi incontri lo possono percepire, lo possono vedere, possono non sentirsi più soli e dopo eventi del genere possono trovare più coraggio nel fare le cose per amore di Dio. La GMG è così l'occasione per conoscere la condizione di molti giovani, le realtà sociali nelle quali vivono la loro fede e per pregare insieme, anche dopo anni di divisione. Credo che tutti i coreani vorrebbero vedere una riunificazione ad un dato momento nel futuro. Forse per riunificarci in un unico paese abbiamo proprio bisogno della Divina Misericordia. Gli sforzi umani non bastano per costruire un paese. Per la futura riunificazione ci vuole la volontà di Dio, la sua provvidenza. In tutte le parrocchie di N'Djamena esiste questa devozione alla Divina Misericordia e la cosa si va diffondendo in Chad. È una grande gioia partecipare a questa preparazione della GMG. Invito tutti i giovani, tutti coloro che sono interessati a partecipare senza timore, nella serenità, con fede. Sarà molto divertente, molto bello. Sono tutti invitati. Vi aspetto a Cracovia. Vi invito a venire a scoprire la città dei Santi per capire cosa ha reso grande Giovanni Paolo II e da dove il messaggio della Divina Misericordia è cominciato e si è diffuso nelle bellissime strade di Cracovia. Stiamo preparando delle grandissime giornate per coloro che saranno con noi e vi invito a venire.